Consiglio regionale incentrato sul presente e sul futuro di Banca MPS. Approvato un documento unitario che ha visto la sola astensione di Fratelli d'Italia. A Giani ora il compito di trattare con il governo la permanenza dello Stato dentro Rocca Salimbeni. Gli ostacoli sono molti e le forze a disposizione sempre meno. Il Consiglio regionale però ha deciso di provarci nel sostenere l'azione di Eugenio Giani nella partita che vede al centro Banca MPS. Lo ha fatto con un documento unitario, passato a maggioranza, che impegna la Giunta regionale a proseguire il confronto istituzionale aperto con il governo nazionale, a difesa del risparmio e del credito in Toscana, nella ricerca delle migliori soluzioni tecniche possibili per garantire un futuro solido al Monte dei Paschi di Siena. La banca è considerata presidio economico e occupazionale strategico per il territorio senese e toscano, all'interno di un progetto dal respiro nazionale ed europeo. La Giunta dovrà valutare, in coordinamento con il Comune e la Provincia di Siena e la Fondazione Monte dei Paschi, la possibilità di chiedere a livello nazionale e alle istituzioni europee il prolungamento del mantenimento della partecipazione pubblica nel capitale della banca, con il rinvio della privatizzazione e un'ulteriore proroga della norma sul Golden Power, esigenza dettata dalle mutate condizioni economiche e sociali che l'emergenza pandemica comporta. Per il presidente regionale è la dimostrazione di quanto sia radicato il legame tra la banca e il territorio, mentre per Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, con questa risoluzione la Toscana manda un messaggio chiaro. Noi oggi abbiamo un Consiglio regionale che prende posizione sul Monte dei Paschi. Il ragionamento che io ho cercato di sviluppare è questo. Se le alternative sono Monte dei Paschi da incorporare o Monte dei Paschi da mantenere nella sua autonomia e nel suo profilo, almeno per un paio d'anni come la banca pubblica che possa sostenere diciamo una prospettiva. Io sono chiaramente su questa seconda strada, ho fatto l'appello al Consiglio regionale perché il Monte dei Paschi possa mantenere quella identità che significa lavoratori da difendere, significa management da tutelare perché abbiamo dei dirigenti di prim'ordine, che significa prospettive di mantenimento di una banca pubblica che sia di motore a tutto il rilancio e alla ripresa dopo l'emergenza economica che segue l'emergenza sanitaria. Penso che se andiamo a guardare le cifre di quello che costa allo Stato, avevo letto sui giornali che costava almeno 5-6 miliardi il capitalizzare il Monte dei Paschi perché potesse essere ben venduto. L'amministratore delegato del Monte dei Paschi nella sua relazione qualche settimana fa invece ha fatto presente che con una capitalizzazione di 2-3 miliardi, quindi minore rispetto all'incorporazione, si può consentire alla banca nel 2023 di ritrovare un suo equilibrio economico, di pareggio e poi di crescita. E questa secondo me è la strada giusta da perseguire, salvaguardando quindi la storia secolare del Monte dei Paschi, ma soprattutto un'identità di banca che per la Toscana e in generale per l'Italia in questo momento di ripresa, di servizio e di supporto alle imprese ha molto da dire. È stata una discussione importante, intensa, consentitemi di ringraziare tutte le forze politiche, c'è stato uno sforzo teso all'unità, ci siamo arrivati molto vicini, l'obiettivo primario era dare al Presidente Eugenio Giani una linea di indirizzo largamente condivisa da tutte le forze politiche. Questa risoluzione basa su tre assunti fondamentali. Il primo, fare in modo che venga tutelata l'occupazione, venga valorizzato le professionalità di chi opera all'interno del Monte dei Paschi. La seconda, che qualunque sia la strada che verrà scelta nei prossimi mesi, la direzione della banca resti a Siena. E la terza e non ultima
è quella di valorizzare il marchio Monte dei Paschi. La scelta e il fatto che sia stata votata a larga maggioranza, quasi diciamo all'unanimità, e comunque con nessun voto contrario, è il segno di tutte le forze politiche di voler dare un mandato pieno al presidente Eugenio Giani per fare in modo che venga valorizzata la banca, venga valorizzato il territorio e si possa evitare di disperdere un valore importante per Siena e per la Toscana. All'interno del Palazzo del Pegaso non sono mancate le polemiche, inerenti soprattutto alla gestione passata di Rocca Salimbeni, ma alla fine è stata trovata la quadra. Vincenzo Ceccarelli del PD ha affermato che è il momento per la politica di stare un passo indietro alla finanza, mentre Stefano Scaramelli di Italia Viva ha evidenziato come MPS debba rimanere un soggetto economico forte, coprotagonista di un processo di consolidamento e di crescita. Per Irene Galletti del Movimento 5 Stelle, invece, è bene che lo schema che ha visto intrecciare politica e finanza non si riproponga più. Attraverso questo dibattito in Consiglio e anche un documento che auspichiamo unitario ne possa scaturire, vogliamo rafforzare l'azione del Presidente Giani nei rapporti con il Governo e con l'Unione Europea da portare avanti in stretto rapporto anche con gli enti territoriali, quindi in primis Comune e Provincia di Siena. Questo sforzo possibilmente unitario deve essere fatto a salvaguardia, a tutela e per dare prospettiva a quella che è l'azienda più grande che abbiamo in Toscana, un istituto di credito che ha una storia gloriosa, che è un patrimonio di Siena, di tutta la Toscana, del nostro paese. E quindi dobbiamo lavorare perché sia dato un futuro a questa presenza e all'azione che questo istituto potrà continuare ad avere nei confronti della nostra economia, soprattutto delle piccole e medie imprese, delle famiglie, e continuare anche a dare occupazione diretta, così come ha fatto e sta facendo. Monte dei Paschi è la principale azienda della Toscana, è l'azienda più antica bancaria oggi ancora esistente nel nostro paese, deve essere ambiziosa. Siena è una città ambiziosa, lo è la Toscana. L'obiettivo è supportare il nostro Presidente al cospetto del Governo per fare in modo che Monte dei Paschi rimanga la terza banca d'Italia. Per fare questo deve essere coprotagonista di un processo di crescita con soggetti paritetici e soprattutto il Governo deve fare la propria parte. Il Governo è chiamato ad assumersi una grande responsabilità nelle prossime ore, nelle prossime settimane. Chiediamo di assumersela facendo in modo che dipendenti, marchio e storia di questa banca possa rimanere a Siena, possa rimanere in Toscana e dalla Toscana si possa avere un processo di aggregazione che veda al centro Monte Paschi protagonista e che magari la ricollochi a livello nazionale per essere ancora la terza banca d'Italia. Non si può perdere questa storia, abbiamo il dovere di traghettarla nel futuro. Quindi il nostro sostegno per accompagnare questo percorso e fare in modo che nelle prossime settimane si risolva, diciamo, il dossier Monte Paschi, rafforzando questa storia. Nell'intervento che ho fatto in aula ci ho tenuto a ricostruire quello che è stato il lavoro di 2 anni della prima commissione che è stata fatta qui in Regione Toscana proprio su quello che è avvenuto su Monte dei Paschi, che è stata a presidenza del Movimento 5 Stelle dal 2015 al 2016. Ci ho tenuto a fare quella ricostruzione e a elencare quelle che sono state le conclusioni dell'atto finale, perché ciò che è avvenuto, quegli intrecci tra politica e finanza che tanto male hanno fatto a Monte dei Paschi e di conseguenza ai risparmiatori, agli azionisti e al territorio non solo regionale ma anche nazionale, non ci fossero più, fossero in tutti i modi da quel momento in poi stornati. Però ho letto in questi giorni delle ricostruzioni riguardo un'eventualità, una possibile accordo che ci può essere stato all'interno delle discussioni della coalizione di maggioranza riguardo la nomina che deve essere fatta dalla Regione Toscana di un membro della deputazione per sostenere quella che è la riforma dello statuto che in questo momento è promossa da Giani. Questo significherebbe, se fosse vero,
che non si è ancora capito niente di cosa significa fare un passo indietro in politica dopo che ci si è resi conto dei danni, degli errori che sono stati commessi. Io spero che Gianni possa in maniera esplicita rigettare questa ipotesi che è stata fatta, darci dei chiarimenti e si capisca che questo è il momento invece di andare davanti al governo nazionale, agli interlocutori, a dire chiaramente cosa vogliamo fare. È tra le forze di centrodestra che si è consumato lo strappo più significativo. Marco Stella di Forza Italia ha fatto un excursus sulle responsabilità della sinistra sul dissesto della banca, ma poi ha comunque votato a favore della risoluzione. Marco Casucci della Lega ha usato toni più teneri, puntando sulla necessità di dare un messaggio di unità. Si è svolto un importante dibattito in Consiglio regionale per quanto riguarda appunto la banca Monte dei Paschi di Siena. Abbiamo dato un contributo di idee, anche ecco veramente una progettualità di un cammino da seguire. Sappiamo che a metà del 2022 vi è l'impegno di dismissione delle quote in Banca Monte dei Paschi da parte del Tesoro. Noi chiediamo, in considerazione del carattere eccezionale dell'emergenza che stiamo vivendo, una moratoria di 30 mesi, così come chiediamo una proroga di 12 mesi per quanto riguarda il Golden Power nei confronti dei soggetti europei. Condividiamo la richiesta di sostegno dell'iniziativa della Fondazione Monte dei Paschi di risarcimento nei confronti della banca e proprio per questo abbiamo chiesto che sia nominato un advisor che possa seguire appunto la soluzione della controversia. Chiediamo un nuovo ruolo di Fidi Toscana perché vi sia l'impegno diretto della Regione Toscana anche sotto questo punto di vista. La Lega ha le sue idee, ha le sue proposte, le sta portando in modo responsabile anche per quanto riguarda la difficile questione bancaria. Temiamo possa esservi delle ulteriori conseguenze negative dopo anni difficili per le banche toscane e questo non ce lo possiamo permettere, non ce lo possiamo permettere soprattutto dal punto di vista occupazionale, ma dobbiamo conservare anche la territorialità delle nostre banche, perché chiediamo che la direzione generale rimanga a Siena e che si faccia di tutto davvero per tutelare l'illustre nome Monte dei Paschi, che rappresenta un brand dal valore storico e culturale altissimo. Noi, come sempre, da Forza Responsabile abbiamo detto di sì al documento unitario, dove il caposaldo era quello che ormai chiediamo da sempre, che il nostro senatore Massimo Mallegni ormai da tanti mesi dice, cioè la salvaguardia dei posti di lavoro, la salvaguardia delle aziende e lasciare Monte dei Paschi nelle mani del Tesoro per dare la possibilità di costruire un percorso che accompagni quella che è la quarta banca italiana, la banca più vecchia al mondo, per dare delle radici solide. Questo non esula però dalla responsabilità del Partito Democratico di quella gestione di quella banca, dalla commissione fra la politica e la banca, perché se quella banca è fallita c'è un nome e un cognome, era chi guidava le amministrazioni locali, chi guidava la provincia, chi guidava i comuni di quel territorio, chi all'epoca era Presidente del Consiglio dei Ministri che scelse i membri del CDA della banca, il Presidente della banca che con una scellerata decisione decisero di acquisire Antonveneta e Banca 121. Da lì partono tutti i problemi di Monte dei Paschi di Siena e quei problemi hanno un nome e un cognome molto chiaro che era la gestione politica di quella banca. Ci siamo sempre battuti contro la decisione politica, le scelte della politica nei confronti della banca perché le banche dovrebbero essere liberi. Le banche sono aziende. Non fosse altro perché all'interno delle banche c'è un CDA, ci sono dipendenti, ci sono lavoratori e ci sono i risparmiatori. Quei risparmiatori hanno pagato per quelle scelte scellerate. L'unico schieramento che si è discostato è stato Fratelli d'Italia. Francesco Torzelli ha spiegato la posizione del gruppo, sostenendo che le rivendicazioni della Toscana su MPS non possono cancellare una storia di errori. E soprattutto è strano che adesso, con il governo Draghi,
a tutti vada bene la permanenza dello Stato dentro la banca. Non possiamo più accettare, non possiamo accettare la storiellina che ultimamente sta diventando una triste moda, che si è tanto più responsabili e coraggiosi quanto tu stemperi le tue idee e le fai collimare con chi la pensa diametralmente opposta da te. Noi crediamo che essere coraggiosi ed essere padroni delle proprie idee significa difenderle anche quando sei l'unico che rimane a pensarla in una certa maniera. Noi pensavamo, quando Giuseppe Conte era Presidente del Consiglio, che la privatizzazione di MPS andasse rimandata di almeno 24 mesi. Ora è cambiato il Presidente del Consiglio e non è che perché adesso si chiama Mario Draghi e di professione ha fatto per una vita il banchiere, noi cambiamo idea. Noi rimaniamo convinti che si debba procrastinare di 24 mesi la privatizzazione di MPS. Così come su altri temi, noi non possiamo oggi arrivare in aula e votare un documento in cui ci diciamo che ci vogliamo tutti bene e che dobbiamo salvare MPS per il bene di Siena, e ci mancherebbe altro, tutto vero. Ma non possiamo ignorare quello che è successo negli ultimi anni. Non possiamo far finta che gli ultimi 30 anni o 40 anni non siano mai esistiti e che se oggi MPS si trova con l'acqua alla gola è così perché è colpa degli alieni. È colpa di una parte politica, la sinistra, che ha governato a Siena e ha messo le mani in MPS per 30 anni, per 40 anni e ha creato questo dissesto. A margine della risoluzione principale è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno di Fratelli d'Italia, sottoscritto anche dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti. L'atto impegna il presidente Eugenio Giani a riferire quanto prima al Consiglio circa i propri intendimenti rispetto al futuro di Fidi Toscana.